Neanche l'incontro col ministro è servito a far recedere ArcelorMittal dall'idea sciagurata di lasciare a casa 2.000 lavoratori e 145 aziende. Voi immaginate qual è stato il clima dell'incontro di oggi. Quindi noi abbiamo apprezzato la buona volontà del ministro, ma noi delle buone volontà i lavoratori non sanno che farsene. Ormai c'è bisogno che il governo prenda atto che l'unica azione da compiere è quella di riprendersi il controllo dell'azienda, cioè bisogna nazionalizzare. Se loro non nazionalizzano, la situazione peggiorerà ancora di più. E questa è stata la dimostrazione di un incontro che era stato programmato in un certo modo, poi era previsto un incontro con tutti gli interlocutori, l'azienda non si è presentata. Non è uno schiaffo a noi, è uno schiaffo ai lavoratori, a un'intera città e soprattutto a un governo che si è appena insediato. Noi non possiamo stare fermi. Per questa ragione, da lunedì inizia la mobilitazione. Il ministro ha concluso che il miliardo, prima di finalizzarlo insieme a Invitalia, sarà deciso come loro si riprendono la governance dell'azienda. Quindi riprendersi la governance per noi significa stabilire che il governo diventa o socio di maggioranza o, come dicevamo noi, socio unico in grado veramente di salvare la siderurgia in Italia e tanti e tanti posti di lavoro.